questo museo è stato al centro di una serie di eventi davvero importanti. Un bilancio di questo mese di luglio. Senz'altro il primo bilancio è la partecipazione che non volevamo in questa prima fase fosse come dire una partecipazione esterna. Noi interessava in questa prima fase una partecipazione più interna, una partecipazione legata soprattutto a Teano, a chi sta qui, e che cominciasse a vivere l'esperienza del museo in maniera diversa, non come un edificio a sé stante all'interno della città, ma come un corpo vivo che fa parte della vita culturale di questo centro e anche direi della vita sociale, quindi come un luogo di incontro vissuto attraverso una bellissima esperienza come quella che si compie con questi concetti. Obiettivo raggiunto. Obiettivo sotto questo punto di vista senz'altro raggiunto. Stasera ci sarà anche modo, a conclusione del concerto, di festeggiare insieme ai cittadini che hanno voluto seguirci e vivere questa esperienza, quindi senz'altro un'esperienza positiva, senz'altro un'esperienza che apre una prospettiva per il futuro. Qual è il neo di questa manifestazione, se c'è? Direi un neo no, direi dal nostro punto di vista la capacità di organizzare una migliore comunicazione, quindi questa è una nostra... Una piccola mancanza. Non mancanza, perché poi c'è tutto il gruppo che ha lavorato, ma si può sempre migliorare. In questa prima fase magari anche perché volevamo legare di più questa esperienza a Teano, c'è stato più una comunicazione interna, ma senz'altro l'esperienza va ampliata, perché il museo di Teano deve essere percepito come un tesoro di ampio respiro che appartiene a tutti e quindi che va vissuto da tutti. Una struttura, quella del Museo di Teano, che è un'eccellenza non soltanto per la città di Teano. Sì, questo appunto è un po' l'obiettivo di questo modo che stiamo adottando di procedere con piccoli passi, far percepire prima alla comunità locale l'importanza di questo luogo e fare in modo che poi in un secondo momento la comunità possa aprirsi con il suo museo e con tutte le attività che saranno organizzate ad un pubblico più ampio, proprio perché appunto la storia di questo centro è la storia non solo di questi luoghi, ma di una parte importante della Campania e direi anche della nostra penisola. Sindaco, allora stasera qui si chiude una lunga serie di appuntamenti nei quali la città ha fatto una buona impressione. Sì, grazie, buonasera a tutti. Ha fatto una buonissima impressione questo luglio dei beni culturali aperti, flessibili. La cosa più bella è stata l'ampia partecipazione dei cittadini di Teano, ma anche dei cittadini della provincia di Caserta e anche extra provincia. È afferita tantissima bella gente interessata ai nostri beni culturali, al nuovo modo di interpretare il bene culturale come non un oggetto statico da museo, tra virgolette, ma come un bene che vive nella città con questa bellissima musica. Ne è l'esempio la Summer School del Teatro Romano con la Vanvitelli, nell'esempio il Summer Concert del mese di luglio, in cui questi bellissimi eventi hanno fatto conoscere il museo archeologico di Teanum Sidicinum non solo alle persone di Teano ma anche alle persone fuori comune. Quindi è stata una bellissima iniziativa e si innesta nella nostra idea, grazie anche ad Antonio Salerno, il direttore del Polo Museale, che è quella di un bene culturale, flessibile, aperto, dinamico, che partecipa alla vita della civis, della città. Una cosa da ripetere? Sicuramente sì,
con una cassa di risonanza maggiore per l'anno prossimo. L'anno prossimo avremo il luglio dei beni culturali, eventi tutti tesi e mirati alla valorizzazione dei nostri beni culturali. Quindi sarà un luglio dedicato al teatro romano, un luglio dedicato al museo archeologico, le nostre perle. Sabrina De Monaco, consigliere delegata alla cultura. Allora, l'abbiamo vista poco in queste sere, cioè lei ha anche parlato poco. Ci dica qualcosa di questa iniziativa. Buonasera, sono molto soddisfatta di questa serie di concerti per come sono andati. E sicuramente verranno ripetuti il prossimo anno, perché appunto l'amministrazione mette la cultura uno dei primi posti per la città di Teano. Direttore, allora, stasera qui si chiude a Teano con questo concerto. Ci racconta questa esperienza? Beh, l'esperienza è stata senz'altro positiva per moltissimi fattori. Innanzitutto per le sinergie che si sono create in occasione di questa rassegna con il museo archeologico, con l'amministrazione comunale, e vedo che c'è stata anche una mobilitazione di gran parte così, insomma, del pubblico locale e non locale. È stato deluso? Si aspettava maggiore partecipazione? Assolutamente no, per questo tipo di manifestazioni direi che siamo andati molto bene. Poi i programmi non sono programmi sono programmi comunque sempre di musica colta, impegnata, ma devo dire che il pubblico ha seguito con molta attenzione e secondo me anche siamo stati aiutati dall'ambientazione, dalla location, che è di grande fascino. Peraltro abbiamo scoperto che ha un'acustica perfetta, come se fosse stata progettata appunto come sala da concerti. In realtà non lo è, naturalmente, però l'acustica è stata perfetta. Gli artisti sono stati ovviamente di grandissimo livello e il pubblico, devo dire, ha ascoltato come se fossero, molti sì lo sono, però gran parte vedo erano dei visi nuovi, non abituali frequentatori dei concerti. Il pubblico ha ascoltato come se fossero così espertissimi, con un silenzio tipico appunto di chi ascolta questo tipo di musica da tanto tempo, e quindi si è creato questa, diciamo, questa atmosfera magica sotto tutti gli aspetti. Ovviamente siamo stati aiutati nel realizzare questa iniziativa dalla collaborazione fattiva del museo, del personale, del direttore soprattutto, nonché dell'amministrazione, che peraltro questa sera in occasione della chiusura, diciamo, offre anche un momento di convivialità, diciamo, ecco, un brindisi di chiusura che speriamo sia anche augurale per il proseguo di questa collaborazione. Grazie.